Dario Migliorini per ForzaSaggio.it. Allora, sei arrivato 3 anni fa da terzino sinistro, adesso sei un factotum. Sì, sì, poi con il mister che mi fa giocare da tutte le parti, sì, 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 sono molto contento di questa stagione per come è iniziata, perché sono riuscito a trovare il primo gol con la maglia della San Giovannese, quindi sono molto contento sia personalmente che per essere riuscito a regalare una gioia ai miei tifosi. Tu che non sei nemmeno tanto propenso a segnare, insomma, la prima marcatura è stata pesantissima. Sì, 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 sono molto contento perché appunto 2 domeniche fa sono riuscito a fare il primo gol, appunto una partita importante contro il Livorno, che è una squadra che è destinata ad arrivare ai vertici della classifica. Quindi è servita, sono contento perché è servita molto alla squadra riuscire a trovare la vittoria in un campo molto difficile. Senti, come ti trovi nei due ruoli che prima non ricoprivo, meglio terzino destro ma soprattutto centrocampista? Mi sto trovando bene in tutte e due, perché comunque era un ruolo che avevo già fatto qualche volta anche con il mister Agostino Jacobelli. Sì, sì. Però diciamo era un po' diverso, perché con Jacobelli capitava di fare più il mediano invece che il centrocampo a tre, quindi da mezzala mi trovo ancora meglio, ovviamente, perché poi posso sfruttare di più la fascia, e comunque con quello che mi dice il mister sto riuscendo, diciamo, a trovare gli spazi giusti anche per giocare a centrocampo. Come tutti sappiamo, con il gioco delle quote e così, anche giocare terzino è più difficile giocando da vecchio, certo, però quindi certo. A me fa molto piacere riuscire a trovare un altro ruolo dove poter dare una mano alla squadra per avere anche più spazio per il resto della mia carriera. Tra l'altro sei, nonostante tu sia un classe 99, ma sei anche un veterano della categoria. Che anno sei arrivato in Serie D? In Serie D la prima volta l'ho giocata nel 2017-2018. Quindi ormai sono diversi anni che per fortuna sto facendo questa categoria, e ringrazio appunto sia la San Giovannese che il Montevarchi in precedenza, certo, che mi hanno dato la possibilità, possibilità di giocare. Con l'Arezzo una parentesi non bella. Veramente rimanere una parentesi, perché bisogna guardare una partita alla volta, e di sicuro c'è da dire che l'Arezzo è un organico veramente molto forte, come ha dimostrato domenica, e di conseguenza bisogna dare atto anche di questo. Noi ce l'abbiamo messa tutta, la partita è stata decisa nel giro di 2 minuti, diciamo, perché ha preso una piega sbagliata. Lì forse potevamo fare meglio perché siamo calati un pochino di testa, però c'è da dare anche merito all'Arezzo, che dopo non ci ha più lasciato un'occasione. Come gruppo penso stia crescendo bene. L'obiettivo di restare, dai, sulla parte sinistra della classifica, non soffrire come l'anno scorso. Sì, sì, senza dubbio, l'obiettivo è quello, soprattutto cercare di partire forte, perché come abbiamo imparato dall'anno scorso, se parti piano come appunto è successo l'anno scorso, poi dopo rischi di arrivare in fondo un po' preciso. Quindi quest'anno il nostro obiettivo è quello di partire forte subito per evitare poi dopo di arrivare stanchi alla fine e rischiare appunto di doversela giocare nelle ultime giornate. Grazie a Dario Migliorini. A presto.